Questa mattina all'Hotel Diana sono stati presentati la mostra e il catalogo dal titolo Da Azzaroni ai Signorini. Dall'immenso archivio di famiglia di Carlo Signorini è stata infatti ricostruita la storia della Ravenna dei mosaici, presentando per la prima volta al pubblico documenti, foto, disegni e mosaici prodotti da lui stesso, dal padre Renato, dal nonno e dal bisnonno Alessandro Azzaroni. È stato un lavoro faticoso ma molto interessante, perché attraverso le opere, la passione, la creatività e il lavoro di quattro generazioni della stessa famiglia, lungo un intero secolo, si ricostruisce uno degli elementi identitari più forti, più qualificanti della città di Ravenna. E attraverso, sono quattro generazioni, la mostra verrà inaugurata il 15 di ottobre nella sala esposizione dell'Istituto d'Arte per il Mosaico. Sarà presente l'ultima generazione dei Signorini, cioè Carlo Signorini, mentre le opere esposte riguarderanno il bisnonno Alessandro Azzaroni, che cominciò a disegnare e a restaurare mosaici già a cavallo dell'Ottocento, nel 1898 per la precisione, quando si costituisse a Ravenna la prima sovrintendenza pilota. Poi il nonno materno, Ulderico David, che è il più grande fotografo della prima metà del Novecento, e poi il padre, Renato Signorini, che sarà il direttore della scuola del mosaico all'Accademia di Belle Arti fino al 74. E poi c'è tutta l'attività di Carlo Signorini dall'inizio degli anni 60 fino al 95, dove trasferisse la sua attività da Ravenna in Lussemburgo. Ecco, questo è quindi si troveranno opere, disegni, cartoni, fotografie e mosaici realizzati nell'arco di un intero secolo.